Immaginiamo la chiusura di questo grosso portone, di questo ospedale psichiatrico, e questo povero uomo alla luce del sole esce fuori. Qua sono. Orbene, sono fuori. Tutte le mie pene sono finite. Pare che non sia vero. Ebbene, non ci credo. Ma sarà vero. Quanti anni sono stato lì dentro a marcire? E chi lo sa? 2, 5, 10, 20. Un'odissea. Pareva non dovesse mai finire. Ancora un poco e sarei marcito. Sì, marcito. Proprio come una mela che bacata non gli si toglie il marcio da vicino, piano piano. Che vi bastava, ditemi, bastardi, a togliermi quel marcio che avevo dentro a sta capoccia stralunata? Un nulla, penso. Bastava poco. Farmi parlare. Farmi argomentare anche le mie ragioni. Non solo quelle vostre, quelle di sani. Che voi, quando parlate e sentenziate, mi sembra che i pazzi siete voi, sì. Siete voi. Altro che noi che siamo qui dentro a marcire, ammanettati ad un letto di tortura, legati come capre per il macello. Capre, sì, questi esseri che di cervello ne hanno meno che zero. Ecco, voi ci trattavate proprio come capre, senza cervello, legati, incaprettati tra putride lenzuola e un lezzo infame che ti stagnava dentro le narici come un lagno. Di quelli che per mesi non si spurgano, per mesi e mesi. Insetti e zanzare che facevano la fila per abbeverarsi al nostro sangue. E puzzava. Il piscio si mischiava con la cacca e si raggrumava. E puzzava. Un fetore terribile. E voi niente. Niente. Si puliva appena una volta al mese. Quando si puliva? Con gli idranti. Acqua fredda. E noi lì ad aspettare ad un angolo senza poterci muovere, fermi ad un metro dal letto come sentinelle sull'attenti, senza fiatare. Una tortura. Ti ribellavi? Volevi esternare le tue ragioni? Col cavolo che le esternavi, col cavolo che ti facevano parlare. Dopo, secchio e scopa, pezza e olio di gomito, tutto pulito doveva essere, lucido ed asciutto, lindo, altrimenti erano schiaffoni e pizzicate sul viso, sì sul viso, in modo che le vedessero anche gli altri pazzi come te, perché ti dovevano rimanere i segni. Dovevi essere da monito per gli altri, come pecore, ammutolite e condannate al loro destino di pecore, senza cervello e senza ragione. Se non ubbidivi nemmeno dopo gli schiaffoni e ti ribellavi ancora, allora avveniva quello che tu non avresti mai voluto che avvenisse. La camicia. Subito. Quella coi maniconi, che ti credi? Un sedativo e giù a spingerti sul viso col cuscino.
dovevi espiare la tua ribellione, la tua schizofrenia andava educata. 1, 2, 3 giorni devi meditare, ti dicevano, devi capire che qui non ci si ribella, si esegue. Sì, si eseguono ordini e basta. Chi comanda siamo noi. Se facevi il bravo, dopo andavi a pulire i cessi, le latrine, quelle di tutta la camerata, e poi a pelare le patate in cucina, pomeriggi interi, a pelare, pelare, pelare e meditare. Questo era il periodo della nostra cura, medicina speciale per pazienti ad alto rischio, soggetti che possono costituire un pericolo per sé e per gli altri, con parametri di intelletto squilibrato, praticamente una cura per malati di schizofrenia. Se ti era rimasto un 10% di ragionamento quando entravi in questi istituti di recupero, i manicomi, perdevi pure quello, facevi come il gambero, invece di guarire finivi di peggiorare, praticamente andavi a ritroso. Ma adesso, con l'abolizione della 180, la legge sulla chiusura degli ospedali psichiatrici, i manicomi sono stati costretti a metterci fuori. Per forza, non c'è stato nulla da fare. L'hanno preso in quel posto i signori della politica che ci lucravano sopra a queste case di cura, i manicomi. Riserve da dove attingere denaro per fare cassa. È facile dire rompete le righe, il difficile è sapere dove andare, cosa fare e come essere tollerati tra i cosiddetti sani di mente. Se aveste preparato piccole aree definite, piccole realtà locali per accoglierci, ci sentiremmo più tranquilli. Dovremmo essere accompagnati nel percorso di reinserimento e non lasciati allo sbando per perderci come ruote di un carro per la strada, falcidati da indifferenza e miseria. Liberi sì, ma con garanzie per noi e per gli altri. Una legge la si fa subito, ma essa ha bisogno di preventivi e doverosi correttivi. È facile liberarsi del prossimo in nome della economicità, ma la salute di un solo uomo non ha prezzo, si risparmia altrove. Mi risultano enormi sprechi che offendono problematiche così vitali per un normale contesto sociale. Risparmi e sicurezza non sempre collimano. La sicurezza richiede talvolta anche sacrifici economici che altri ambiti sociosanitari devono tollerare. Si dia di più a chi merita maggiore attenzione e si evitano dolorosi e scandalosi sprechi. Ma adesso è finita per tutti. E io ora sono qui, caro mondo. Vuoi o non vuoi, mi devi accettare. Mi devi accettare per forza. Pazzo o non pazzo? Sono qui con o senza la sindrome della schizofrenia. Sono fuori e ci resto. E voi, amici, ci siete ancora? Chissà, trovo ancora qualche amico che mi ascolta. Non credo. Gianni. Sì, il Gianni, il migliore, quello delle tante fanciullate degli anni giovanili. Quante serate passate tra una birra e un'avventura amorosa. Erano proprio belle le ragazze di allora. A qualcuna, più d'una, ho fatto il filo. Lo ricordo ancora con tanta nostalgia, le ragazze. Ho perso addirittura la cognizione di come è fatta una donna. Sono ritornato all'ABC. Non mi ricordo più nulla. Chissà se Gianni si ricorderà ancora di me. E se lo incontro mi scriverà
Avrà paura di una mia irrazionale reazione. Il mondo è ostile verso le persone come me, hanno paura. Le persone hanno paura e non sanno che siamo noi, i pazzi, che abbiamo paura di loro. Di questa società alla deriva che ogni giorno cova e semina solo odio e rancore verso l'altro. Sarò io a chiedermi se un giorno mi troverò bene in mezzo a loro e non loro insieme a me. Sarò io a chiedermi se io ci sto bene o meno. Ma poi, il fatto che se mi accorgo che non ci sto bene, che veramente le persone sanno solo odiare in questo mondo di merda, che faccio? Dovrò essere io a decidere se accettarlo o meno questo mondo di sani? E poi dove vado? Questo è un dilemma. Torno da dove sono venuto? Dove bene o male un piatto di minestra non mi veniva negato e una coperta per la sera bene o male mi veniva assegnata? Non mi mancava mai la compagnia. Era come una famiglia allargata, una grande famiglia di pazzi che non si creava il problema della razionalità, dell'osservanza delle leggi dei cosiddetti dei sani. Se proprio non mi trovo bene, faccio un salto all'indietro e torno nel mio mondo, nel mondo di chi campa senza pensieri e senza affanno. Ma come faccio a tornare indietro se i manicomi sono stati aboliti? Questo è proprio un bel dilemma. Questa è proprio una bella domanda. Come faccio? Grazie.